Bello ragazzi, benvenuti in questo nuovo episodio, prima parte di Rumble Roses con Candy Kane. Ok ragazzi, questo è il penultimo capitolo che poi devo fare So Beats. Quindi andiamo! Com'è normale 2? Sì dai, mi piace più con il vestito in nero rosso, mi piace di più. I was born on the streets, but a friendly nun took me into an orphanage. I've come a long way since that time, and there's no going back. But it's the only place that ever mattered to me. Now it's broke and about to be closed down. I won't let that happen. I'm gonna win this stupid tournament and take that prize money. I'll use whatever dirty trick I have to. I've already thrown everything away to get this far. It's time for a beatdown. È una tipa tosta, lei. Più o meno è come in Dead Alive Tina nel 4 quando vuole diventare una rockstar. Per il rock molto meglio il nero che il bianco. Ma forse il nero fa un po' metal, forse eh? Vabbè, lasciamo perdere questi discorsi di abbigliamento. Dai coraggio, corri, non corri? Ok, corro io. Vai come una sottomissione. Io questo braccio io ce lo spezzo in due.
Quasi. Tu devi combattere con quei tacchi. E adesso concludiamo l'incontro, sperando. Bene, in 2 minuti e 9, qui siamo a 5 minuti, quindi come al solito secondo incontro. Ma se ecco finito nei 8 minuti. You joking? Do you really think you can take me on? Miss Welsh? What? Teach? Miss Welsh, what are you doing out of school? Forget me. What the hell are you doing here? I am asking questions. What is the meaning of this? What do you care? Leave me alone. Wait! Did not disobey me! I'm terribly sorry about all of this. Qui la professoressa è un tormento continuo per la povera Candy. Scontro di spiaggia contro la professoressa. A schoolgirl? This doesn't seem like the place for you. Ha! You better not mess with me. For the legendary cowgirl, you don't look so special. Is that so? Well, let's just get this over with. But I wanna ask you something first. What's that? How do you get such a nice rap? That's none of your business. Bring it on. Hey, I just want to know. Una domanda un po' imbarazzante, comunque anche in altri giochi questa cosa succede, come in Castlevania Judgment con Carmilla quando incontra Marie, se non ricordo male, quella col gufo, se avete giocato. Per lui. Comunque direi che questa cosa è tipo un crisse degli anime. O forse è una cosa che c'è in tutti i giochi anime, cartoni animati. Boh. Volevo dire che Dizzy con quel costume azzurro sta proprio bene. Sì, l'azzurro gli dona molto. Vedo che Candy con quelle trecce sembra che ha le corna. Sarebbe bene come figlia di Kane. Ah, qua c'è la omissione a quanto pare, bene. Get up, sissy.
Aia, 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 aia. Non riesco a picchiarla. Ma finire che qui c'è una doppia umiliazione. Se poi c'è... Sì, colpisci il vento. Yeehaw! Dai, vieni qua. Vabbè, se mi fai prendere il tempo per la mossa. Oppa! Eccolo qua. Umiliazione. Bellissimo come l'ha presa. Sì, cos'era una spia. Ok, alzati. Ah, potevo fare la missione. Vabbè, fa niente. Chiaramente 1, 2, 3, dai! E questo scontro è durato più di 10 minuti come al solito. E anche qui chi arriverà mai a rompere le balle? Sapessi che problemi. Poi avrei giurato che arrivasse la professoressa a rompere, invece no. Ok, questo episodio direi che è durato anche troppo e quindi raga ci vediamo alla seconda parte con Candy Cane, quindi ciao!